Buongiorno fanciulli, benvenuti o bentornati sulle Sex and Rose. Io sono Marena e la voce fuori campo è la mia. È quella di Ivano. Va bene. In questo video parliamo della sigla LGBT, di che cosa significa, e proviamo a spiegarlo a prova di Ivano. Sì, grazie. LGBT è la sigla che rappresenta la diversità sessuale e che riunisce tutte le persone non eterosessuali e o cisgender. No vabbè, mi hai già persa. Immaginavo. Cisgender è la maggior parte delle persone che abitano il pianeta e che probabilmente non sanno di essere cisgender. E quindi è la roba più semplice, l'identità di genere più semplice. Persone che si identificano nello stesso sesso che gli viene attribuito alla nascita. Quindi persone che nascono come donna. Ok, quindi e con che attributi sessuali femminili, mi stai dicendo. Esatto, okay. E che si identificano come donna. Persone che nascono uomo, come c'è scritto sul certificato di nascita, sì. E che si identificano come uomo, quindi, la maggioranza delle persone. Quindi la normalità è cisgender. Sì, a livello statistico sì. La supposta normalità è cisgender. È bello sapere cosa significa cisgender, così smettiamo di considerarci normali. Okay. Soprattutto smettiamo di considerare le altre persone anormali. Andiamo avanti. La sigla LGBT in realtà è la versione abbreviata, perché la sigla è molto più lunga. Può essere anche molto, molto, molto più lunga. E soprattutto non esiste una sigla soltanto. Questo è il motivo per cui si indica spesso con il più dopo la T, quindi LGBT più il più sta a indicare tutte le altre lettere che potenzialmente potrebbero essere comprese in questa sigla. Più quante lettere? Boh. Non si sa, perché cambia in continuazione e non esiste una sola sigla valida per tutti. Non si sono ancora messi d'accordo su quanto debba essere lunga questa sigla e quante lettere debba contenere. Questo è il motivo per cui si indica LGBT col più dopo la T, per rappresentare tutte le sfumature di identità di genere, orientamento sessuale e non solo in realtà. Allora, proviamo. All'Accademia della Crusca LGBT, quindi si lavora alacremente ogni giorno per inventare nuove, diciamo, sigle. Che la sigla è molto fluida. Per accorpare nuove sigle, per accorpare nuove identità. Sì, non solo solo identità, infatti sono orientamenti sessuali, sono identità di genere, ma non solo. Mi stai perdendo piano piano. Genericamente identità sessuali. Mi stai perdendo piano piano, okay. Spiega per bene. Noi prendiamo in considerazione la versione estesa della sigla, una di quelle che viene utilizzata più di frequente. Da chi? In generale. Varie parti del mondo. Dipende da quanti sono a te nello striscione, ho capito. Va bene. Esatto. La sigla completa è LGBTQQIP2SAA. Devo verificare se l'ho detta giusto. Direi ancora alla fine. Chissà se l'ho detta giusto. Speriamo di sì. Ok, procediamo lettera per lettera, anche se le prime quattro sono quelle che teoricamente dovrebbero essere quelle che sappiamo più o meno tutti. Ok. L sta per lesbiche. Lesbiche, sì, questa sono anch'io. Quindi persone di genere femminile, donne, che si sentono attratte romanticamente e o sessualmente da persone dello stesso sesso. Donne. Alex di Orange is the New Black. Patty dei Simpson. Patty... La zia, Patty, la sorella. Patty, no. Patty dei Simpson, non dei Peanuts. Ah, cavolo, ho sbagliato. Simpson. Tu li guardi, ogni. Certo. Santana di Glee. Ah, quasi tutte le... Gnocca Santana di Glee. Non è un'identità sessuale. No. Una preferenza personalissima. Quasi tutte le protagoniste di The L Word, che è la serie TV che ha provato a sdoganare l'universo lesbico. Seconda lettera. B. No. G. G se sono dimenticata. Che la B era più problematica. Vai, G. Gialli. No. Gay. Gay. Persone di genere maschile, uomini, che provano attrazione sessuale e o romantica per persone dello stesso sesso, uomini. Jack di Will e Grace. Helsinki di La Casa di Carta. Ah, è vero. Eric di Sex Education. Ci sono un sacco di gay rappresentati nella cultura cinematografica di massa. Ah.
Andiamo avanti? Terza lettera. Vai. B. Bisessuali. Persone che sono romanticamente e o sessualmente attratte sia da uomini che da donne. E non necessariamente con la stessa intensità. Esatto. Ah, ok. Quindi ti piacciono di più le donne, sei una donna, ma ti piacciono anche gli uomini. Non sei lesbica, ma sei bisessuale. Non complichiamo. Persone che sono attratte sia da uomini che da donne, non per forza nella stessa misura. Ok. Quindi fammi un esempio. Fammi la sessualità esempio. Funziona su uno spettro. Se mettiamo eterosessuale da una parte, a un estremo, all'altro estremo mettiamo omosessuale, una persona può essere o completamente eterosessuale o completamente omosessuale oppure in un punto in mezzo allo spettro, quindi... Ok. Per la più eterosessuale ma anche attratta da persone dello stesso sesso. Ok. Vai. Esempi. Piper di Orange is the New Black. Ma tu mi continui a fare esempi di gente che non conosco però. Ma tu non conosci, sto facendo esempi di personaggi molto famosi. Vabbè. Quello era l'obiettivo, dei personaggi più famosi. Ah, ok. Frank Underwood di House of Cards. Ah, però è anche, cioè, è anche un assassino. Infatti, la rappresentazione delle persone bisessuali è un po' problematica, nel senso che tendenzialmente vengono rappresentate come persone che muoiono malamente, oppure persone malvagie, o personaggi che comunque alla fine stanno davvero antipatici, tipo Piper di Orange is the New Black. Perché i bisessuali fondamentalmente sono visti male come categoria dalla congregazione LGBT. Nei bisessuali ci sono un sacco di falsi miti sulle persone bisessuali. La bisessualità non è ancora capita nel mondo. Ok. Ne ho anche altri due, che anche questi però penso che scontentino abbastanza le persone bisessuali in rappresentazione, che sono Emma Eizi di Lumière. Emma Eizi, ah, sì. Sei illuminato. Certo, la conoscono tutti, mica come Orange is the New Black. T. Transgender. Pensavo fosse T come E.T. Alieni. Scusami. Mentre LGB sono degli orientamenti sessuali, T è un'identità di genere e si riferisce a persone che non si riconoscono nel sesso che è stato attribuito loro alla nascita. Per cui nasce un bambino, è maschio. Crescendo non si sente maschio, ma si sente donna, femmina, e si identifica come donna. Okay. Cioè, se chiede un transessuale, chi sei, non è che dice, cioè, sono uomo, ma mi sento donna, dice, sono donna. Non è che di notte si dice, sono Batman. E di giorno invece è una persona appartenente allo stesso genere, affibbiato alla nascita. Ho usato la parola transessuale al posto di transgender, ma non è la stessa cosa. Di solito transessuale indica una persona transgender che sta seguendo un percorso di modifica del proprio sesso, modifica attraverso assunzione di ormoni oppure attraverso operazione chirurgica. Nel senso, sì. Persone che cambiano sesso da uomo a donna o da donna a uomo, assumendo degli ormoni per modificare alcune caratteristiche sessuali oppure attraverso intervento chirurgico mirato a modificare ad esempio gli organi genitali per passare da organi femminili a maschili o da maschili a femminili. Quindi F2M F2M da donna a uomo, M2F da uomo a donna. Esempi. Nomi di Sense8, Laverne Cox di Orange is the New Black, Jake di Jake. Tales of the City. Ah, Maura di Transparent. Ma la maggior parte sono donne transessuali. Invece uomini transessuali, effettivamente di molto molto famosi, che abbiano ruoli importanti nelle serie TV, ce ne sono forse di meno di donne transessuali. Q. Queer. Queer in realtà è un'etichetta non etichetta che rifiuta le etichette e si può usare in sostituzione di tutta la sigla LGBT, nel senso che può essere utilizzata dalle persone per identificare semplicemente la diversità dall'orientamento eterosessuale o la diversità rispetto alle persone cisgender. Si può definire un termine ombrello?
è un termine ombrello che raggruppa diverse identità sessuali e può essere utilizzato ad esempio se da chi rifiuta le altre lettere, le altre definizioni, perché si sentirebbe chiuso in una definizione statica, in un'etichetta statica, oppure chi non ha voglia di spiegare a qualcun altro esattamente come si definisce, o chi non sa bene come definirsi ma sa che non è eterosessuale o che non è cisgender, quindi queer. Q, la seconda Q è questioning. Persone che stanno interrogando sulla propria identità sessuale, che non sanno bene in quale lettera collocarsi, che stanno ancora esplorando la propria identità o il proprio orientamento e quindi che non hanno ancora deciso bene come definirsi, questioning. Un esempio a livello media è Ali di Transparent, che va, a un certo punto della sua vita va in confusione con tutta la sua sessualità, non solo con l'orientamento ma anche poi con la sua identità di genere, per cui da che esce solo con uomini a che percepisce un'attrazione anche nei confronti delle donne, per cui poi fa un'evoluzione col personaggio da etero a bisessuale, ma a un certo punto non riesce, si sente stretta anche l'etichetta di donna, non riesce a identificarsi pienamente nel genere di donna, per cui si identifica come non binaria e cambierà anche il suo nome, non si fa più chiamare Ali ma si fa chiamare Ari. E il pronome che si usa, cioè chiede che la gente si riferisca a lei, non come una lei appunto, ma come loro, per non dare una definizione di genere, nel senso binario del termine, no uomo, no donna. No cry, direi. Va bene. I. Intersessuali. Non è né un orientamento, non è né un'identità, non è neanche una malattia. Le persone intersessuali sono... Non è una squadra di calcio. No, non è un sacco di cose, ma eviterei di elencarle tutte. Le persone intersessuali, dal punto di vista biologico, hanno caratteristiche sessuali, quindi anatomico-fisiologiche, che non rientrano nelle definizioni di uomo o donna, anzi mischiano queste caratteristiche. Le variazioni sessuali sono tantissime, sono oltre 40, anche se l'intersessualità non è ancora molto... compresa, okay. Visibile, percepita, per qualcuno non esiste l'intersessualità, sono quelle persone che una volta sarebbero state chiamate ermafrodite, ma questo è un termine discriminatorio che non si utilizza più. Infatti, intersessuali. Sono trasferito perché proprio ieri sera abbiamo parlato. E ci sono tantissime sfumature, ad esempio sono persone che possono avere gli aspetti genitali femminili, ma cromosomi XY e che magari hanno la vulva e la vagina, ma non hanno l'utero e l'ovaie, ma hanno i testicoli. Mi hai perso. Perché non è il concetto di uomo o di donna come l'abbiamo detto. Tu mi stai dicendo che esistono persone al mondo che nascono, che hanno che mischiano caratteristiche che sono attribuite al sesso maschile e al sesso femminile. In un'unica persona. Sì. Un personaggio intersessuale è Lauren di Faking It, più che amiche. Che scusami, noi non conosciamo, e qua tradisce la nostra età questa roba, è un teen drama di MTV, quindi mi sa che siamo un po' anzianotti per conoscerla. Davvero? Mai sì. Vista? È un personaggio che si vede, nella prima stagione credo si veda prendere delle pillole, non si capisce bene perché prenda queste pillole, e credo siano pillole ormonali perché appunto ha una condizione che rientra nell'intersessualità. Ma l'ho pensato. Tra l'altro, ti dirò che la percentuale di persone intersessuali nel mondo equivale grosso modo alla percentuale di persone coi capelli rossi. Ma davvero? Eppure... Quindi tu mi stai dicendo le persone coi capelli rossi sono intersessuali? No. Perché? No. No, ma tutti sappiamo che le persone coi capelli rossi esistono perché le vediamo. Ok. Le persone intersessuali, visto che hanno... È un'identità, no, è un tipo di persona di cui non si parla e che non viene rappresentata a livello mediatico. Pensiamo che non esistano, invece esistono nella stessa misura più o meno in cui esistono le persone con i capelli rossi. Fantastico. E ci sono oltre 40 variazioni sessuali di intersessualità. Beh, questo c'è anche da dire, perché la gente con i capelli rossi va in giro con i capelli al vento e la gente non va in giro con i genitali al vento. Tipo, neanche con i cromosomi al vento però. Anche. P. Pansessuale. Persone. Stai con me. Ti ho persa, mi sono perso. A pansessuale. La Q
c'ero ancora. Erano due le Q. Ok. La prima sicura. Vai con la P di pansessuale. Pansessuale. Persone che possono provare attrazione romantica e o sessuale indipendentemente dal genere della persona. Ok. Che non è un'attrazione in base al genere, ma è un'attrazione in base alla persona che hanno davanti. Okay. Cioè, riescono a provare attrazione per gli esseri umani. È bellissima in realtà la categoria di pansessuale. Sarebbe bello se tutti fossero pansessuali nel mondo. Ma include anche commercialisti, gli agenti immobiliari, cioè anche quelli possono godere di sentimenti. Non lo so, mi viene un'eruzione cutanea se parliamo di agenti immobiliari, però... Ok, ok. Yara Greyjoy di Game of Thrones. Greyjoy? Ah, la famosa sorella okay. Bastarda. Ola di Sex Education lo dice chiaramente, fa un test scaricato da internet e dice secondo questo test io potrei essere pansessuale e accetto questa definizione. Sarebbe il figlio. Ola la ragazza. Che diventa la ragazza di Otis, ma poi si chiama. È vero, perché uno si chiama come uno si chiama come una serratura, l'altro si chiama come... Ma soprattutto... tutti i protagonisti di Sense8. Perché si mischiano in questi tanta assembramenti roba. Di corpi che racchiudono un sacco di generi, perché comprendono appunto anche Naomi, che è una persona transgender. 2S è un termine che da questa parte di mondo tendenzialmente non conosce quasi nessuno. Ok, quindi ci sta che cioè ignorarli? No. È importante invece sapere quante diversità sessuali esistono nel mondo. È un termine con cui si identificano alcuni nativi americani. Nativi americani, gli indiani? Allora, quello lì è finito in America. Pensavo che fossero indiani, l'ha chiamato indiani. Non si chiama più indiani, è discriminatorio. Sono nativi americani. Gli indiani sono dall'altra parte del continente. Vabbè, comunque... Adesso per uno che ha sbagliato ci dobbiamo trascinare questa eredità di ignoranza. No! Vabbè, archi e frecce. Di sotterra... No, archi... no. Siamo... esci dagli stereotipi. Sotterra lascia di guerra. Vabbè. E introduce una dimensione spirituale nella sessualità, perché chi si definisce, cioè, proprio la definizione 2S sta per two spirit, quindi si riferisce alla coesistenza di uno spirito maschile e uno spirito femminile nella stessa persona. In realtà è un altro termine ombrello che può essere utilizzato per indicare un orientamento omosessuale piuttosto che una sorta di terzo genere che non sia né il genere maschile né il genere femminile. Ed è un termine che viene utilizzato per recuperare quella fluidità sessuale che era tipica delle popolazioni appunto native americane e che la colonizzazione europea ha tentato di cancellare. Da questa parte del mondo si chiama personalità multipla. E non la malattia. No, quello è il mago terra. E non c'entra niente con la sigla. Scusa. E è quasi finito. Incredibile, quante ne abbiamo solo? Aspetta, non ho detto chi, perché ci sono personaggi to spirit. Abbiamo incontrato uno. Aspetta che la leggo. Samantha Black Crown. Famosa. Di American Gods, non l'abbiamo visto, quindi non sappiamo. Però abbiamo visto un altro personaggio, To Spirit, che non è di una serie TV, ma è di un film. Il film è La diseducazione di Cameron Post. Mm-hmm. E il personaggio è Adam. Il famosissimo. Il famoso Adam. Si definisce appunto To Spirit, perché è un nativo americano, o originario nativo americano, non ricordo. Asessuali. Che qua è difficile, perché la gente continua non accettare la sessualità. È veramente facile. Asessuale, non gli piace il sesso, non lo fa, non lo vuole fare, non gli interessa. No. Persone che non provano attrazione sessuale e o romantica, anche se quello sarebbe un altro modo di dire. Comunque, facciamolo semplice, persone che non provano attrazione sessuale per nessun genere. Questo non significa non fare sesso, perché ci sono diversi motivi per intraprendere attività sessuali, che non è necessariamente provare attrazione, ma una persona magari asessuale che è in una relazione con una persona non asessuale, quindi che prova attrazione sessuale, può
fare sesso, innanzitutto per incontrare la persona con cui sta nella relazione, o comunque per, come, non so, per un modo per rinforzare il loro legame romantico. Cioè, pur non provando attrazione, cioè, comunque fa sesso. Ma adesso ti faccio un esempio che ti renderà tutto più chiaro. Sono quelle persone che quando ti chiedi, oh, allora facciamo sesso, dice... come vuoi tu, ma vuoi che andiamo a fare la spesa? No, quella magari è una persona gentile che non ha voglia di dirti di no. Non è detto che sia sessuale. Non è facilissimo da non capire. Se la cioè, tanto in realtà bene è molto semplice. Qua, persone che non provano attrazione sessuale, è semplice. Yeah, immagino, cioè... Sheldon Cooper, The Big Bang Theory, non fa sesso perché prova attrazione sessuale, fa sesso perché se insieme a Amy, Amy vuole fare sesso e non vuole privarla di questa componente all'interno della loro relazione. Come ti dicevano, mi sembrano persone che vivono bene. È un tuo giudizio. Bazinga. E qua siamo in un'area no judgment, ah, quindi il tuo giudizio lo tieni fuori. Ok. Oppure Todd di BoJack Horseman. E lui si definisce proprio asessuale, cioè in una stagione dice... è strano, non mi sento attratto né dagli uomini né dalle donne. E poi invece capisce di essere asessuale e dice, ok, sono asessuale. È una delle migliori rappresentazioni della sessualità, credo, yeah, a livello mediatico. Continuo a essere contentissimo per queste persone asessuali. Ultima A. Alleati. Allies. Alleati di chi? Alleati della comunità LGBT. Quindi tutte quelle persone che, pur essendo... eterosessuali cisgender supportano i diritti della comunità LGBT. Quindi, di fatto, la sigla, l'acronimo LGBT comprende tutta, potenzialmente tutta l'umanità, nel senso, in una società ideale, tutte le persone dovrebbero essere comprese in questa sigla, perché tutte le persone dovrebbero rispettarsi indipendentemente dal genere o dall'orientamento sessuale. Ma non è così! Per cui ci sono ancora persone fuori da questa sigla. E noi le schifiamo. Brutte persone fuori da questa sigla. Sono alleati quando decidono loro di essere alleati? Oppure io posso dire tu no, tu sì? Gli alleati sono persone che supportano... cioè, per essere alleati non bisogna... non, cioè, non basta pensare, sono alleato, che bello, così sono dentro la sigla arcobaleno. No, non è quello. Supportano la comunità LGBT. E magari quando una persona fa una battuta omofoba, dico... non funziona così. Allora, adesso faccio finta di... faccio come gli youtuber. Fateci sapere cosa ne pensate. Nei commenti. Nei commenti. Esatto. Fa anche i gesti, ma... Ricordati di iscriverti al canale. Di iscriverti al canale, è fondamentale. Di attivare la campanellina. Per non perderti tutti i video. Tutti i video che verranno, chissà quanti. Beh, saranno lunghi almeno tanto quanto la sigla più lunga di LGBT. Comunque, sì o no, lettere, anche se non sapete tutte le lettere, non importa, la cosa bella è che tutte le persone si sentano rappresentate, visibili, ascoltate, esistenti nel mondo, e che tutti sappiamo che la sessualità è varia e che non c'è una sessualità più valida di un'altra. Una frase che ripetiamo un sacco di volte perché ci piace, ma adesso ci fa ridere perché la ripetiamo un sacco di volte, è che siamo tutti uguali perché siamo tutti diversi.